ogni appassionato di auto che si rispetti, e ancor più quello di rally, ricorda quell'automobile che segnò un vero e proprio punto di svolta stilistico all'inizio degli anni 70. Parliamo della Lancia Stratos, progetto nato da un prototipo del grande Marcello Gandini e divenuto realtà nel 1971, grazie alla collaborazione tra Lancia HF, la carrozzeria Bertone ed Enzo Ferrari. La Gruppo 4 Lancia Stratos HF fu un successo nelle competizioni. 3 titoli mondiali costruttori in 5 anni e uno stile inconfondibile ancora oggi. Dopo oltre 40 anni, il mito torna a vivere sotto forma di una vettura esclusiva. Parliamo della New Stratos di Manifattura Automobili Torino. Amici di Motori Online, io ancora non ci credo, sono emozionatissimo perché questa accanto a me è la New Stratos di Manifattura Automobili Torino. Guardandola si riconosce subito il rimando al passato, perché è quasi identica esteticamente alla Lancia Stratos degli anni 70. Questo tra l'altro è uno dei soli 6 esemplari circolanti attualmente al mondo. Guardiamo rapidamente come sono gli esterni e poi andiamo a provarla. Basta uno sguardo per fare un tuffo nel passato. È incredibile infatti come la New Stratos somiglia all'originale Lancia Regina dei Rally. Nata come one-off Pininfarina, la creatura dell'ingegner Paolo Garella mantiene le caratteristiche essenziali della Stratos originale, come la forma a cuneo, il parabrezza avvolgente a semicerchio, il posteriore con gruppi ottici circolari e spoiler a coda d'anatra, oltre al logo che ricorda, solo nella forma, quello della casa torinese. Nessun azzardo stilistico o inutile orpello aerodinamico. Come la progenitrice, poi, i due cofani si aprono in senso contrario per rivelare un piccolo vano bagagli e il suo cuore pulsante, il V8 aspirato Ferrari di cui vi parlerò a breve. Un motore made in Maranello, proprio come quello che equipaggiava la vera Stratos. Si trattava infatti del V6 della Ferrari Dino 2004 di cilindrata da 12 valvole o 24 per la versione da competizione, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce. Ma ora diamo un'occhiata a com'è dentro. Ragazzi, è un'emozione soltanto salire a bordo di questa macchina. Gli interni sono qualcosa di impressionante, spartani, strettamente derivati dalla base Ferrari F430, ma ancora più racing. Qui un trionfo di materiali nobili, carbonio e alcantara. Notiamo che come le vetture da gara è presente un estintore, sedili a guscio in fibra di carbonio, cinture a 4 punti e adesso siamo pronti per partire. E siamo finalmente a bordo di questa meraviglia tutta italiana. Accanto a me Davide Fissolo, collaudatore dell'azienda. E ciao Davide. Ciao, ciao, piacere. Ti chiedo subito, com'è stato collaudare questa nuova Stratos? Negli ultimi 2 anni e mezzo ho lavorato allo sviluppo di queste vetture con la supervisione dell'ingegner Garella, il mio titolare. Ne abbiamo fatte con allestimenti molto molto diversi, quindi dalla guida destra alla guida sinistra, dai cambi manuali ai cambi semiautomatici. Sì. È un lavoro che c'è comunque una responsabilità, il fatto stesso di portare in giro un mezzo pregiato, un mezzo di un certo valore. Ricordiamo che per avere una vettura così esclusiva bisogna innanzitutto possedere una Ferrari F430 o F430 Scuderia. Poi sono da aggiungere circa 550.000 euro all'incirca. Quindi per darvi un'idea è un'auto che ha un valore di circa 700-800.000 euro. 700.000 direi, 700.000 è plausibile. Abbiamo parlato del collaudo di questa vettura, ma a livello dinamico, di comportamento in curva, di comportamento sul veloce, sul misto, che cosa ci sai dire, Davide? Questa vettura è una vettura molto agile nel lento di montagna, quindi veloci cambi di direzione. È una vettura che io trovo sincera e non difficile da guidare né in un misto diciamo terza quarta, oltre sul veloce
è una vettura che diventa un po' più impegnativa, in quanto il passo corto derivato dalla linea Stratos precedente la rende in velocità un pelino nervosa. È una vettura che richiede capacità ed attenzione. Teniamo presente che la potenza a disposizione è molta, la coppia è molta, quindi una vettura che difficilmente si sentirà del sottosterzo. L'asse anteriore è molto preciso, molto sincero, e chiaramente la potenza e la fisionomia stessa della vettura porta a dei sovrasterzi, ovviamente. È sostanzialmente un'ottima frenata, ottima veramente. Grazie mille Davide, adesso a breve ci fermeremo per scambiarci alla guida e siamo nei dintorni del Colle dell'Iss, che come mi accennavi prima è anche una location abbastanza importante a livello storico. Sì, esatto, il Colle dell'Iss è una prova speciale del Rally Città di Torino e lo è stata anche del Rally d'Italia, quando su queste strade passarono i campioni del mondo del calibro di Sainz, Allen, Kankunen, Biasion. E noi oggi andiamo a fare questo giro su quelle storiche strade. Amici di Motori Online, purtroppo non ho avuto la fortuna di nascere negli anni 70 per vedere l'originale Lancia Stratos, ma devo dire che oggi non mi è andata male. Questa è la nuova Stratos di Manifattura Automobili Torino, basata sulla Ferrari F430 Scuderia. Il passo è più corto di ben 20 cm per una reattività incredibile. Il motore posteriore centrale è il V8 aspirato della F430, portato a 540 cavalli e 520 Nm di coppia. E sentite come suona. Ma facciamo un piccolo ripasso. Ho parlato della Lancia Stratos originale, la vettura nata per i rally dalla mano del designer Gandini e vincitrice di numerosi campionati mondiali. Questa vettura nasce nel 2010 come progetto one-off di Pininfarina, la storica azienda italiana, sotto la supervisione dell'ingegner Paolo Garella. Paolo Garella poi fonda la MAT, Manifattura Automobili Torino, che dà il via a una produzione di serie, ma molto limitata, di questo capolavoro italiano. Limitata a soli 25 esemplari, la nuova Stratos è veramente qualcosa di eccezionale. Tra l'altro l'esemplare che stiamo guidando è dotato di cambio manuale. Sentite come suona questo V8! Parliamo delle sensazioni di guida di questa vettura unica. Come dicevo prima, il passo accorciato di 20 cm le conferisce un'agilità, una reattività nei cambi di direzione veramente fenomenale. Le prestazioni sono veramente da hypercar. 3 secondi e 3 per lo 0-100, 9 secondi e 7 per lo 0-200 e 274 km/h di velocità massima. Questo per via dei rapporti accorciati rispetto alla base da cui deriva la Ferrari F430 Scuderia. La macchina è incollata all'asfalto, anche se nonostante le sensazioni da auto da corsa mantiene un certo comfort su strada per via di un assetto veramente bilanciato. E poi non smetto di ripeterlo, il suono è da brividi. Non scenderei mai, pazzesco, un sogno. Non so cosa dire, faccio parlare solo lei. Mamma mia!
fatto emozionare tantissimo, ma purtroppo siamo giunti alla conclusione di questo viaggio in compagnia della New Stratos di MAT, Manifattura Automobili Torino. Io, come al solito, vi rimando al nostro sito www.motorionline.com, seguiteci anche su tutti i canali social e non dimenticate di mettere like al mio video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura!